Ciao amici del canale, oggi faremo un volo in una cittadina un pochino più grande per verificare come si comporta il DJI Mini 3 in presenza di disturbi sulla stessa banda o perlomeno di un'occupazione molto maggiore rispetto a quello che non abbiamo visto nei test dei video precedenti effettuati in campagna. Dunque, come prima cosa, quando si devono effettuare dei video che comportano una distanza maggiore di 300-400 metri in una cittadina, bisogna sicuramente trovare un posto il più elevato possibile affinché il drone possa rimanere in vista non ottica ovviamente, ma in vista di radiofrequenza per il più tempo possibile. Ed ecco, da questa postazione si riesce benissimo a vedere il paese, sebbene vi siano tante case davanti. Una volta arrivati sul luogo dove volete far partire il vostro drone, vi consiglio di utilizzare un software ad hoc per guardare l'occupazione della banda. Come vi potete accorgere, a 2,4 GHz ci sono un sacco di segnali in questo luogo, quindi è abbastanza saturata. Quindi se già è saturato il luogo dove vi sarà il radiocomando, immaginate quanto possa essere saturato ciò che vedrà il drone una volta che si posizionerà ad un'altezza molto più elevata rispetto al radiocomando. Ecco, come vedete, la banda 2,4 GHz è molto saturata. In quest'altro modo possiamo osservare nel tempo quanto è il segnale. Abbiamo un meno 80, questo significa meno 80 dBm, significa che il nostro drone dovrà avere una potenza di segnale sempre maggiore di meno 80 dBm per essere utilizzato a 2,4 GHz, perché altrimenti il suo segnale verrà affogato all'interno degli altri segnali. E diamo un'occhiata al 5 GHz. Nel nostro caso dobbiamo osservare i canali, quelli in fondo, dal 130 al 165, che sono a 5,8 circa, gli altri sono molto più bassi. Anche in questo caso comunque c'è occupazione di banda, ecco qua, guardate. Quindi ecco qui, lo guardiamo sempre nel tempo. Forse il segnale deve essere leggermente migliore, però sappiamo tutti che a 5,8 GHz deve essere veramente una vista ottica perfetta, altrimenti sicuramente l'abbattimento è molto maggiore delle onde radio. È una zona abbastanza saturata. Con quest'altra app invece, che fa più o meno le stesse cose dell'altra app, riusciamo invece a vedere i canali, il numero di canali, e per esempio a 2,4 GHz, come vedete, sono tutti impostabili dall'1 al 14, qui non riporta le frequenze. Mentre invece, se andiamo a vedere quelli del 5 GHz, vi accorgerete che il canale 183 è 4 GHz e 9, e poi li hanno rinumerati di nuovo al contrario, 7, 8, quelli che ci interessano sono quelli della 5,8, eccoli qua, a cominciare diciamo dal 140 più o meno, a finire al 165, quindi queste sono le frequenze a noi dedicate. E siamo pronti per la partenza. Chiudiamo qualsiasi comunicazione radio sul nostro DJI RC e controlliamo ancora una volta l'occupazione di banda sui 2 GHz e 4. Ecco qua, i segnali sono veramente forti e quindi penso che non andrà tanto lontano. Adesso osserviamo quello che accade sui 5 GHz e 8, e sì, effettivamente si vedeva che i canali a disposizione non erano tanto occupati, però insomma 5 GHz e 8 è comunque una frequenza che non ci fa andare molto lontano.
Bene, non dico di fare queste operazioni tutte le volte che si vola, soprattutto se il luogo da dove partite è sempre lo stesso, però almeno quando siete in un posto nuovo e soprattutto in una zona cittadina è conveniente sapere cosa aspettarsi dal nostro volo senza avere aspettative o molto ottimistiche sul range che potrà avere il nostro drone. Alla fine, purtroppo, siamo costretti a sharare le nostre frequenze con quelle di tutti i terminali Wi-Fi. Grazie a questi voli mi sto facendo un'idea di com'è il DJI Mini 3 dal punto di vista costruttivo e anche del radiocomando. In un prossimo video vi parlerò di quello che penso. Ciao, al prossimo video.